Una delle tappe di questa campagna elettorale mi porta a Montefino, un paesino bellissimo che ha però problemi e potenzialità tipici di tutti i paesini delle aree interne, no? Io sto con il sindaco bravissimo che sta reggendo in piedi questa realtà, una realtà anche spettacolare da un punto di vista paesaggistico. Sindaco, ma se tu fossi in Parlamento, che cosa diresti in aula? Dovremmo, onorevole, fare una legge che incentivi con delle detassazioni l'occupazione nelle aree, non solo l'occupazione lavorativa, ma anche l'occupazione come insediamento abitativo nelle aree interne, affinché sia favorito e favoreggiato dal punto di vista fiscale. C'è stato il governo Renzi che ha portato con il master plan circa 1,6 miliardi solo di master plan. Se poi ci aggiungiamo i fondi CIPE messi sull'Abruzzo arriviamo a circa 2 miliardi di dotazione. I finanziamenti ci sono stati, noi li abbiamo utilizzati, siamo stati beneficiari di gare nazionali sotto quel governo, l'ho detto prima, le aree degradate. Il master plan che finalmente ha rivisto ridare una dignità alle strade che percorriamo quotidianamente, ma quella programmazione c'è ancora? Esatto, quella programmazione che fine ha fatto? Le risorse che abbiamo messo in regione che fine hanno fatto? Vedete, noi siamo a Montefino, gli abruzzesi conoscono questa realtà, ma mi chiedo, ci saprebbe arrivare senza il navigatore satellitare i candidati calati in Abruzzo? Perché poi in Abruzzo è accaduto questo, hanno calato candidati da un po' di tutte le regioni. Io sto insistendo su questo punto, cioè come si fa a fare il mestiere di rappresentante se non abbiamo i rappresentanti abruzzesi in Parlamento? Questo sta succedendo in Abruzzo. L'Abruzzo sul serio!